Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale o bentornati. Se siete nuovi, io sono Marta e oggi voglio mostrarvi come preparo in casa il ragù. Quando si diventa vegani, infatti, o comunque si sta iniziando a prendere in considerazione questa scelta, uno dei pensieri più frequenti è: bene, ora come farò? Non potrò più mangiare il ragù della nonna o comunque tutta una serie di cibi che tanto ci piacciono ma che giustamente vorremmo cercare di eliminare dalla nostra alimentazione proprio perché sappiamo che causano sofferenza. Però essere vegani significa non rinunciare a nulla, anzi ci sono tante alternative e per quanto riguarda il ragù oggi vi mostrerò come preparo il ragù di soia. Cominciamo subito! Per preparare il ragù di soia ho utilizzato 200 g di tritato di soia, che non è altro che soia disidratata e ristrutturata. La verso all'interno di una ciotola capiente, dopodiché la reidrato con dell'acqua e mescolo il tutto. Nel mentre prepariamo il trito di sedano, carota e cipolla, cominciando tritando una cipolla molto finemente. Dopodiché possiamo ripetere la medesima operazione con la carota e con la costa di sedano. A questo punto possiamo preparare il soffritto versando in una pentola 3 cucchiai di olio e successivamente il trito di sedano, carota e cipolla. Mescoliamo il tutto, dopodiché possiamo coprire con coperchio e far cuocere per qualche minuto. Aggiungiamo anche la soia ormai reidratata. E 200 g di piselli. Ora possiamo sfumare con un bicchiere di vino rosso. Poi aggiungiamo sale, pepe e noce moscata a piacere. Unisco anche il concentrato di pomodoro, oppure la passata come preferite. Dopodiché copro con acqua. Per rendere ancora più profumato il mio ragù aggiungo anche qualche foglia di basilico. Infine, per contrastare l'acidità del pomodoro, aggiungo anche un paio di cucchiaini di zucchero. A questo punto copriamo con coperchio e facciamo cuocere per almeno 2 ore. Io ho fatto cuocere il mio ragù per 3 ore e mezza. Una volta pronto si presenterà in questo modo. E adesso possiamo utilizzarlo per moltissime ricette. Questo ragù infatti è perfetto per preparare delle lasagne o dei cannelloni o perché no come ripieno per le arancine. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. E se vi è piaciuto lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti come preparate voi il ragù perché sono tanto curiosa. Detto ciò, io vi ricordo che potete seguirmi anche sul mio account Instagram e Facebook e per chi non si fosse ancora iscritto, di iscriversi e attivare la campanellina per non perdersi le prossime notifiche. Io vi saluto, vi mando un grosso abbraccio, alla prossima!